numero dei nuovi contagi accertati, 1.195 persone risultate positive al test. Un incremento leggermente superiore a quello registrato ieri, che aveva trascinato in basso in modo più vistoso la curva dei contagi. Il totale degli attualmente positivi è di 95.262 persone. Di queste, oltre 63.000 si trovano a casa perché asintomatiche o con sintomi lievi. Una circostanza che sta consentendo di alleggerire la pressione negli ospedali. C'è un dato, tuttavia, che continua a salire, quello dei guariti, 2.099 persone in un giorno, in tutto oltre 26.000. I numeri riportano un andamento dei contagi in calo, ma vulnerabile, perché la discesa non è ancora marcata e la curva potrebbe risalire. Questo significa che c'è un serbatoio di positivi asintomatici, ripeto, ma che continua a garantire la circolazione del virus. Sono 542 le persone decedute nelle ultime 24 ore, ma si mantiene negativo il dato delle terapie intensive. 3.693 persone, vale a dire 99 in meno rispetto a ieri. In partenza, già domani, annuncia il capo della Protezione Civile Borrelli un altro team di medici per le zone più in sofferenza. Siamo ancora nel pieno dell'emergenza di